Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Terzo episodio di Nioh. Di nuovo possiamo anche cominciare con la solita introduzione rispetto ai commenti che ho letto, perché ci sono alcune determinate informazioni che ho ricevuto da voi che sono importanti. Intanto, eccoci. Questa è la facecam definitiva che avrà questa serie, ora finalmente è stata anche graficata. Dovrò stare particolarmente attento a non muovermi, questa è una cosa che mi mette un'ansia terribile, visto come sono appunto abbastanza estroverso anche nei movimenti quando gioco, quando sono eclettico. Ecco, cerchiamo di non fuoriuscire dal riquadro. Allora, mi è stato detto, questa è una cosa importantissima in realtà, ci sono un sacco di studiosi di storia, anche persone che sono ancora al liceo a studiare, insomma, che mi stanno aiutando a comprendere alcuni dettagli che potevano sfuggire. Zipangu, etimologicamente la radice di Giappone. Questa è una cosa molto importante, intuibile, perché dopo tutto è tutto gira intorno al Giappone, ma interessante. Lo stesso vale per il motivo per il quale non ho potuto vendere l'oggetto su cui battevo la testa lo scorso episodio, perché è un DLC bonus, quindi questi non sono vendibili. Altri dettagli che mi portano a poter essere a volerli discutere in questa introduzione: il fatto che si nota, lo avete notato in tanti, lo avete fatto notare in pochi, ma penso che lo abbiate notato in tante, sono frettoloso. Questa è colpa delle beta che ho giocato e di quanto ho seguito Nioh nel suo sviluppo durante le sue release online, durante le sue demo. Ragazzi, queste aree le ho giocate tanto, tanto, troppo. Quindi ho una tale voglia di approcciarmi al videogioco che non conosco, o comunque a quello che non è più terreno di presentazione, che è vero, ho rushato, se vogliamo utilizzare l'inglesismo. Ho corso parecchio nella scorsa area senza nemmeno mettermi particolarmente a cercare i piccoli spiritelli che potevano potenziarmi il tempio, eccetera, eccetera, eccetera. È qualcosa che sicuramente farò. Non so se lo farò con necessariamente prima di arrivare a un'area che non conosco. Perché non è che ho provato un'anteprima a un evento, era proprio demo pubblica che, quindi, mi ha fatto stuccare di quest'area, ma effettivamente ben lungi da me invece ignorare le descrizioni, tanto quanto il consiglio che mi avete dato nei confronti dell'Amrita, perché le Amrita come oggetti utilizzabili hanno questo potentissimo valore, che non avevo notato ovviamente non potendole utilizzare durante scontri fino ad ora, di aumentare la carica, o meglio di caricarti la Living Weapon, e questa è una cosa molto utile contro le boss fight. È un rischio, perché se muori poi devi tornare a prenderle, ma è molto molto figo. Allora, in realtà, al di là di tutto, quello che potrebbe incuriosirmi come descrizione è magari questo del DLC, per esempio, perché questo è un elmo che vuol fare, che va bene, che riprende le sembianze di un Onryoki, una varietà, un tipo di gigantesco demone yokai. Il design terrificante è inteso per instillare paura nell'avversario, come se tu fossi un vero demone. Ok, sì, esatto, è per farli caccare addosso del fatto che c'hanno qualcosa di sovrumano davanti. Quando l'oscurità cade, quando arriva l'oscurità, quando si è al buio, le corna di questo elmo cominciano a brillare, portando tanti a credere che effettivamente queste corna fossero davvero state parte di un demone un tempo. Solo chi non ha paura dei demoni metterebbe mai questo elmo. Ok. Per quanto riguarda le cose che abbiamo trovato, non credo ci siano grandi descrizioni, perché siamo appunto, secondo me siamo veramente a un inizio, a un principio. Come potete notare non c'è niente di particolare, ma ci tengo a darvi una lettura, perché io stesso devo vivere Nioh e ci tengo a viverlo con una certa decenza e passione. Il fatto è che appunto quest'area ce l'ho troppo nel cuore, ma non come bel ricordo, ma come prova a cercare di capire come è il gioco e esploralo. Allora, vediamo invece questo. Oggi cominciamo con questo. Oggi voglio cominciare la partita fondamentalmente esplorando quello che è il menu dei talenti. Sembra tutto funzionare, facciamolo. Allora, ci sono quindi tre tipi di talenti, no? Quelli del samurai, quello del ninjutsu e quello dell'omnio, la magia. Diverse tag per ciascuna arma. Poi ci sono le ninjutsu e la magia onnio. Parliamo della traduzione in italiano e del cosa ho deciso di fare a breve, ragazzi. Prima utilizziamo questa forma di abilità.
i talenti di combattimento, che tra l'altro sono incredibilmente interessanti, perché si distaccano molto dalla semplicità immediata di un Souls e vanno più sul tecnico, a me piace. Allora, qui abbiamo, per quanto concerne l'ascia, questa è una skill attiva, che è la purificazione del regno yokai, d'accordo. Quindi questo è stato già preso a tutti e tre i livelli, mi sembra di capire. Va bene, perfetto. Attiva la purificazione yokai. Qui abbiamo... Ok, sono combo. Quando è un attacco per, chi ha, è per un nemico che ha finito la stamina. Aha. Ed è possibile persino vederlo, guardate. È... Ah, è quello che intendevo nello scorso episodio. È una mossa a cui tengo tantissimo. Poter fare un critico che ha finito la stamina è strategia pura. Fantastico. Quindi... Ok, questo è... un tipo di abilità che invece aumenta la tua difesa rispetto al movement speed. Ti rallenta, ti mette in una posizione di difesa. Ok. Queste cose sono sicuro che potrebbero forse funzionare in italiano, ma poi... poi ne parliamo. Vi faccio vedere una cosa anche su schermo. Allora, cambiare da un'altra stance con un impulso key aumenta la percentuale di stamina recuperata. Continuerò a cambiare key e stamina in continuazione, ma semplifichiamoci la vita. Ok, questo è un attacco permanente, d'accordo. Mad Spinner, va bene. Trottola impazzita. Quanti punti abbiamo? 11. Questo invece non può essere attivato perché c'è bisogno di un allenamento. Serve il completamento della missione? Quadruple punto interrogativo. Interessante. Alcune abilità vanno apprese attraverso degli achievement. Ho sentito dire ormai, vedo che molte persone, molti recensori sono impazziti per Nioh. Si parla di 100 ore di gioco pieno. Sono particolarmente incuriosito da quello che può rappresentare una cosa del genere, perché abbiamo questa meccanica alla Diablo, il drop rate RNG, il fatto che tu puoi farmare, il fatto che le missioni sono piccole e chiuse. È divertente, vediamo come. Allora, low stance only, ora questa in realtà mi interessa poco. Mid stance only. Ok. Si attiva quando recuperi tutta la stamina da un impulso key. Aumenta il danno causato dal tuo prossimo attacco. Questo invece è un attacco permanente. Le skill... Ah! Interessante, perché ho visto che c'era scritto premi quadrato, ma pensavo che fosse situazionale. Che significa quello che è appena successo su schermo? Che tu puoi decidere quale abilità dare alla tua ascia. Se fare la trottolata, la trottola, o se piantarla a terra in un'onda d'urto che danneggia tutti i nemici nell'area. Figo, sono più curioso di vedere gli effetti di un impatto a terra che non di una trottola, perché la trottola è molto comoda, ti può portare via dai problemi, ma può anche infilarti in problemi più gravi. Secondo me non c'è molto su cui ragionare in realtà. Se vogliamo masterizzare l'ascia, cominciamo a potenziare quello che abbiamo. Per esempio, aumentiamo il recupero di chi. Questo non lo useremo tanto perché non sono sicuro di poter aumentare tanto la stamina fino a poterla rimassimizzare utilizzando la posa in alto, la stance in alto. È possibile? Beh, sì, è possibile, ovvio, ma già adesso basta essere perfetti? Allora, triangolo alla fine di una combo permette di completare la combo con un attacco in salto. Anzi, un doppio attacco in salto, perché esatto, porca miseria, che figata. Adoro questa profondità. Stiamo consumando un po' di punti, perché il prossimo ne necessiterebbe 4, non ne abbiamo 5. E questo ne costa 5. High stance only. Ti permette di utilizzare gli impulsi key anche mentre schivi. Ecco come consumare i punti. Adoro quando i punti vengono consumati al 100%. D'accordo, i punti ninjutsu, i punti ogno, per ora li teniamo, ne abbiamo soltanto due. Penso che siano molto interessanti perché in realtà i punti ninjutsu ti permettevano, mi pare, di ricordare, di utilizzare... Esatto, ti aggiungono oggetti, ti permette di utilizzare 7 shuriken. I shuriken sono l'arma base di lancio dei ninja. Vabbè, facciamolo, perché effettivamente è molto interessante. Questi invece sono i kunai. Sono più pesanti, più lenti probabilmente, forse no, perché effettivamente è comunque un lancio, e fanno più danno. Ci sarà un malus rispetto a quello che fanno gli shuriken comunque.
Il costo jutsu forse. 2-4. Il costo jutsu che cosa consuma? Lo scopriremo. Ora andiamo avanti. Non voglio... allora, molti potreste dirmi... Non preoccuparti, fa sempre tutto ciò che ti dice il cuore. Gioca davvero come se fossi da solo. E... ho sbagliato, per esempio. Io lo farei volentieri, ma ci sono dei limiti. Nel senso che io so benissimo che comunque passerei davvero troppo, troppo tempo nei menu, ragazzi. Fatemi vedere come si faceva a... ok. Passerei troppo tempo. Adesso quando la serie accelererà, tra l'altro fortunatamente non avrò più dei lapsus dei comandi, ma rimane il fatto che passare mezz'ora a esplorare tutti i possibili menu di gioco, tutte le combo eccetera, è qualcosa che in una serie, magari in un'accelerazione, non ancora, non ancora. Allora, dunque, noi siamo qui in un'area che conosco e non conosco, però che comunque ho già vissuto, quindi esploriamo, esploriamo e cerchiamo di avvicinarci. Avete visto che la mia facecam si muove fondamentalmente al posto della minimappa. La minimappa ho sentito dire che ha un'utilità, specialmente quando si sbloccano i poteri dei piccoli spiritelli, ma che fondamentalmente non è così fondamentale. Chi mi ha chiesto cosa fossero questi, ragazzi? Ce ne sono di due tipi diversi. Sono o dei personaggi amichevoli, dei personaggi giocanti, dei giocatori che sono morti qui, come la pozza di sangue dei Souls, se vogliamo, che noi possiamo evocare per uno scontro ed esperienza, oppure sono degli NPC morti in quel luogo, che possono essere sconfitti ugualmente per dei premi. Ora, per quanto concerne la traduzione in italiano, finché sono in un'area che posso dire di non essere curioso di scoprire, mi fa piacere non torturarmi parlandovi d'altro, perché altrimenti non lo farei. Se non lo faccio adesso, non lo farò più. Il motivo per il quale non leggo moltissime volte quello che trovo per terra, ragazzi, è che appunto questo gameplay è molto simile alla Diablo. Cosa comporta questo? Comporta che molti oggetti sono superflui, ripetuti, ritrovati, cioè si dropperanno molti oggetti, si verranno a trovare tante volte le stesse cose. Ora, ok, possiamo persino zoomare, cosa che mi avete consigliato di fare in tanti, grazie di avermelo ricordato. E come mai non diventa rosso? Ah, ok. Con quale forza ha scoccato questa freccia il nostro Williams e ha praticamente ucciso, decapitando la persona in un modo così veloce? Allora, e questo è fondamentalmente quello che è stato il nostro primo boss, che sarebbe interessante approfondire anche per fargli consumare la stamina, ma vediamo se... 1, 2... Come faccio a... Ah, è già a terra? Qual è una combo? Se io faccio questo... Ah, eccola! Avete visto? Avete visto? Perché non posso prendere le abilità e poi fare lo gnorri e non usarle? Perché tu hai... Carichiamoci la stamina. Devo imparare bene a usare gli impulsi. 1, 2. E non basta perché non ho abbastanza stamina. A meno che io non faccia un impulso chi e poi faccia la mossa. Si può fare. Perché io faccio 1 e poi triangolo. Ti fa questa bella combo. Mentre se io tengo premuto triangolo da fermo, fa questo. È un... una bella pausa, ma può essere utile. Allora, ho aggrato qualcosa, evidentemente. Già. Oh, 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 sensibile, sensibile. Allora, considerando che probabilmente c'è stato un errore di parallasse. Bene così. Siamo attenti a non consumare troppo le frecce, in realtà potrebbero essere utili per altro. Ah, questo è un tipo tosto. Questo è un vero e proprio samurai. Me lo ricordo. Non avevamo stamina entrambi. Questo sarebbe stato un backstab se ci fossero stati, ma visto che non c'è uno... Oh, 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 oh. Wow, ho recuperato la stamina meglio, ho recuperato velocissimamente. Forse non conviene utilizzare questa combo. Però questa combo questo finale di combo era costruito in base esattamente all'attacco in Ice Dance, quindi devo utilizzare molto di più gli impulsi Ki, ragazzi, molto di più, altrimenti non sarò mai competente. Non è uno scontro difficile, per carità del cielo, ma ce ne saranno. Cioè, questo è solo un inizio, questo è uno scontro molto semplice. Bisogna essere in grado di utilizzare le proprie abilità in maniera intelligente, non soltanto sapere che ci sono
e non abusarne, non utilizzarle in maniera intelligente. Il fatto è che quest'ascia devo potenziare il mio personaggio. Qui si tratta di sincere caratteristiche. Un ricordo? Proprio vere caratteristiche. Abbiamo bisogno di imparare a usare gli impulsi e non consumare troppa stamina, perché uno è no, non è neanche questione di impulsi, perché se io carico tutto, poi faccio questo, lo riesco a ricaricare. Comunque non potrei ottenere il bonus ai danni. Ho visto una scala, ovviamente. Il fatto è che non esploro direttamente perché so più o meno il percorso che devo fare. Quindi per ora acconsentitemi di essere poco preciso. La mia OCD da esplorazione verrà fuori più tardi. Purtroppo, invece, la traduzione in italiano, io ho letto alcuni commenti di persone che erano perplesse, che mi dicevano, ma perché lo gioco in inglese? Ho visto dei dettagli di trama, è molto interessante, è fatto bene, si capisce, guardate cosa vi metto su schermo. Sono i menu, sono le caratteristiche, è il gameplay ad essere tradotto in maniera ignominiosa. Io non riesco a capire nemmeno come mai, in titoli che comunque diventano tra l'altro esclusiva console, che non è detto che sia permanente, eh? Anzi, spero che non lo sia, però che per ora è un'esclusiva. E mi vengono a fare questi errori grossolani in uno dei mercati europei più importanti. Scherzateci, l'Italia a livello di videogiochi è molto importante. È follia, è incomprensibile. Mamma mia, è incomprensibile, perché se io devo scoprire che cos'è il danno rampino, cioè, quando in questo gioco non c'è, cioè, vabbè, lasciamo stare. Oh oh. E lo so cosa state pensando. Devi fare questo, devi cambiare la stance in base alla situazione. E lo so. Lì entra in gioco il mio min-maxing stupido da infante, da giocatore bimbo che vuole utilizzare le abilità che ha imparato. Ma oh cavolo, oh mio Dio. Ok. Ed è sbagliato. Ed è sbagliato perché io ho tre stance. Ognuna di esse ha le sue capacità, le sue utilità, il suo utilizzo. Tra l'altro carino il fatto che nel level design il crollare del tetto ci ha condotto a poter esplorare un'altra area senza poter tornare in realtà immediatamente in alto. Allora, vedete quanto può essere complesso. Poi cambio stance, faccio impulso key e lo uccido. Ah! E lo uccido. Prima di poter combattere bene in Nioh, parlando, ci vorrà del tempo. Penso che durante gli scontri più importanti sarà mio dovere fare silenzio. Eh? Ok. Abbiamo trovato tra l'altro un'arma con catena che molti ritenevano sarebbe stata la mia scelta. Non è stato così. Mi piace l'idea di soddisfare sia un mio desiderio, sia quello di tante persone, che è il vedermi provare a mantenere il sangue freddo e non cambiare idea nel giocare un tank, ragazzi. Quello però ha un elmo. Forse non conviene. Io... Sì, questo è un altro villaggio che purtroppo ha fatto una finaccia. E c'è da dire una cosa, io sono il primo che per anche alleggerire il mio carico mentale sarei più che felice di giocare in italiano. E lo faremo, ma prima ho bisogno di imparare bene i menu in inglese, perché altrimenti diventa incomprensibile, diventa un incubo. Ciao, demone. Sei leggibile. C'è qualcosa, abbiamo qualche abilità forse che... Non conosco, che distrugge la stamina avversaria in questo modo. Degli yokai, parlo ovviamente degli yokai. Oh cavolo, volevo fare l'impulso e cambiare e togliergli. Oh oh, oh oh, cavolo. L'ho presa male, no! Accidenti. Non dovrei farmi danneggiare da questi piccoli pesci. Avido, avido Mike. Oh, molto avido. Emo? Mi sono difeso e mi ha finito. Vedete?
Questo in realtà è veramente una piccola creatura, niente di pericoloso. Ecco, la mia sfida sarà questa, resistere. Ed è una resistenza che devo assolutamente promettere di avere, perché io voglio provare a giocare il tank. Non riappare il demone? I demoni yokai non vengono riprodotti nella mappa? Era così anche prima, no? Riapparivano. Mi pare proprio che riapparissero. Mi viene detto dalla regia che non è così. Ok, per fortuna. Oh, sono scivolato. Ok, quindi i demoni sono una sorta di checkpoint una volta sconfitti. Considerate questo. È tosta per cara... Forse è il caso di eliminare il samurai. Anche perché è stanco. Ecco qua. È molto importante non lasciarsi prendere mai dalla fretta. Bisogna imparare a saper sfruttare quello che si ha e soprattutto non ignorare il fatto che ovviamente quell'arciere è messo lì per specificatamente complicare questo scontro. E poi devo comprendere bene alcune meccaniche secondarie che siano per... Anzi no, non sono affatto secondari. Devo comprendere tutte le meccaniche del mio prima di potermi permettere di essere avido. Per esempio, vedete? Tutte queste cose. Per esempio, quei drop non mi interessano. Tra l'altro, essendo risalito, uno può anche ignorare la caduta e tornare a esplorare la parte più alta per ottenere un oggetto in più che si sarebbe potuto, viceversa, prendere entrando in questa casa, no? Quelle sono le nostre energie, le nostre anime, le nostre amrita. E vi dico questo. Allora, io non voglio giocare a Nioh in maniera semplice. Io voglio apprendere un tipo di gioco che sia adeguato alla complessità del titolo, perché io adoro questo combat system. E come avete notato, essere sconfitti è qualcosa che paghi caro. Viceversa, uno potrebbe dirmi: perché non utilizzi la Living Weapon? La Living Weapon potrebbe diventare per me una maledizione molto simile agli attivi di The Binding of Isaac. Qualcosa che utilizzo solo di rado. Però proviamo. Allora, siamo invulnerabili, giusto? Wow. Non esattamente quanto pensavo, perché ho provato a fare l'attacco speciale e l'ho pagata cara. Però, ovviamente, ora l'avversario è in fiamme, non potrà fare granché. Ora, la nostra Living Weapon ha più o meno un... credo un terzo. Se io utilizzassi una pietra piccola amrita, che succede? Viene ricaricata di parecchio. Ok, capisco perfettamente quello che intendavate, chiaro. In giro per questa mappa, ma io in giro anche per questa mappa, ci sono probabilmente quelle piccole creaturine. E dicevo, io devo assolutamente riuscire a mantenere la promessa di giocare un tank. Perché non sono il tipo di giocatore che gioca i tank, e se non lo faccio in uno spirito dei Souls, se non sperimento con voi in questo modo, continuerò sempre a essere me stesso. Quindi sbizzarriamoci, continuiamo sulla strada delle armi pesanti, spietate, e vediamo. Esatto. Forse più che guardare la barra della stamina o i particellari, conviene ottenere un certo tempismo proprio. Ma dovrei fare un attacco in salto qui, oppure una combo, tipo questa. Fico. Però avete visto che io avrei... Prima, storia tristissima. Vedete, se un personaggio si chiama Arg, probabilmente non è un NPC. E... Al di là del dramma che è successo qui, in realtà io vorrei sapere... C'è una leggenda, perché... Status... Special effects. Perché io avevo delle gocce.
Vorrei capire queste gocce cosa rappresentassero. Odio non avere consapevolezza dell'HUD di gioco. E... Non siamo più in quei bei tempi in cui c'erano massicci libretti di istruzione nei giochi, eh? Tosto effettivamente pensarci. Cavolo. Allora. Perché se io volessi Amrita Memories sono i tutorial. Poi abbiamo il background e il codex. Porca miseria, questa è tutta roba che mi porterà a giocarlo in italiano assolutamente. Ma non ancora, ragazzi. Ah, vedete qui? Universali, high stance. Ogni singola mossa è selezionabile. Porca miseria, che figata! Vedete? Fantastico. Fantastico. E... Però qui dovrebbe esserci la mia combo in alto, no? Triangolo alla fine di una combo, high stance. Dovrebbe esserci il salto che ho fatto. Strano. Ah, vedete che là c'è uno spiritello? E anche il telefono che suona, vedo. Lo spiritello, vorrei provare a prenderlo, perché comunque in questa blind run non solo non l'ho mai fatto, ma tendenzialmente non l'ho mai fatto nemmeno nella gold. Sì, esatto, quindi... Se il mio senso di orientamento... No, il mio senso di orientamento è fregato, perché devo prima attivare uno shortcut, in quanto qui si è arrivati, ovviamente. Wow. Ehi, 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 ehi. Sono curioso. Questi spiritelli vengono aggiunti a ogni mappa. Ogni mappa ne ha un tot. Credo che siano permanenti, quindi quando tu riutilizzerai questa mappa li avrai già trovati. E ti permettono quindi di fare questo percorso di potenziamento, farming, eccetera. È un gioco che penso si basi molto sul ripetere le azioni. Cosa che in questa blind run, fino a che non ne sento una reale necessità, non vorrò fare. Cosa porterà il non volerlo fare? Sarà molto difficile proseguire? Sarà più divertente proseguire? Sarà meno divertente proseguire? Ci limiterà molte scelte? Lo scopriremo. Abbiamo trovato il fucile. Il fucile è molto interessante. Solo che togliamoci di mezzo. C'è un modo per riconoscere se si tratta di giocatori o NPC. Ed è un particellare o meno sulla spada, mi pare. Qualcosa che voglio notare appena sono sicuro che siamo dinanzi a un NPC e non un giocatore. Allora, qui abbiamo una bella sfida. Ah no, è caduto! Fantastico! E anche lui cade. Questa caduta io vorrei sicuramente subirla, ma dopo aver aperto lo shortcut. Cavolo, quanto è arcade tutto questo, ragazzi. Incredibilmente tanto, è deliziosamente arcade. Dentro questa casa ci siamo già stati. Esiste l'attacco in salto? Se esiste. Ce l'hanno dimostrato anche durante il tutorial della torre di Londra. Ok. Cavolo. Ah, volevo colpirli entrambi. Volevo colpirli entrambi. Venite ragazzi, questa... Morto. Avrei potuto fare l'attacco caricato e fare il terremoto? Avete visto? Quello che non deve succedere è che... Non devo utilizzare troppo il concetto di arma pesante. Dovrò imparare molto bene il modo in cui mi muovo. Perché costantemente quello che accade al mio personaggio, quello che accade al nostro William, al mio William, che sto torturando oggi, perché ci sarà parecchio da imparare prima di potermi definire in grado di darvi dei bei combattimenti, è che non devo arrivare alla stamina rossa. Perché vi è un delay molto serio, ho preso anche una pietra in faccia, vi è una pausa molto seria tra il momento in cui puoi ricaricare la stamina normalmente e quello in cui invece, purtroppo per colpa tua, sei rimasto a secco. E rimasto a secco vuol dire fiatone, e fiatone vuol dire sei fregato. Perché in quello stato tu non puoi, vedete, però piano piano, secondo me... Ah, stavo guardando la stamina e non... Ecco, quello è chiaramente veleno, perfetto. Come è anche morto quell'altro ragazzo, Arg, perché c'era scritto che era stato avvelenato a morte. Noi dovremmo avere degli antidoti. Che penso utilizzeremo come shortcut. Allora. Mi ricorda l'inizio di Dark Souls 2. Quando piano piano
ho dovuto adattarmi a un nuovo stile di gioco. Tuttavia non ho intenzione di farmi uccidere, quindi samurai, finisci la stamina. Perfetto, così. Se loro la finiscono, gli accade esattamente quello che accadeva a noi prima. Giusto? Anche se mi ha colpito. Ah, l'arciere! Non devo stare nel suo range di attacco. Poi questo è una sorta di scontro tostino da fare qua. In realtà con un buon combattimento forse no. Allora, dicevamo, lo shortcut che abbiamo aperto, dov'è? Non è qui? Ah, forse dopo la, è dopo la caduta. Però qui possiamo avere l'opportunità di prenderci lo spiritello adesso, allora. Ok, non mi avevi visto. Allora, lo spiritello si trovava dietro uno dei ponti, sotto questo cadavere, giusto? No. Ah, forse di là? Perché non è qui. Ok. Mentre l'altro shortcut è questo qui. Possibile che ci siano, no, non credo ci siano delle situazioni per le quali l'NPC piccolino appare, altre no. Allora, loro stanno ricaricando il loro frame rate. Noi uccidiamo lui. Ah! Non è male! Ho voluto provarlo con loro, non è male. Devo imparare a utilizzare le mie abilità. E l'impulso. Ah, è là dietro. Non era dopo il ponte. Ok. 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 Ne riparliamo dopo il prossimo di shortcut. E ho zero di... ho zero di... Living Weapon, vedo. Ho provato a fare la Living Weapon e mi ha fatto sto attacco. Non devo diventare rosso. E se tu cadessi, demone? Se ti spingessi giù, puoi farlo? Sì, ma era un po' triste. Speravo che tu potessi cadere. Attacco caduta! Non mi aspettavo che fosse aiutato da uno sotto. Mi ero dimenticato che c'era un soldato sotto. Ok. C'è sempre... Non avevo mai notato l'immagine dello spirito che mi riporta in vita. Torniamo là. Ah, la differenza tra il parlare e il non parlare. Mannaggia a me. Stramannaggia a me. Devo trovare l'equilibrio giusto, ragazzi. Anche perché sono caduto vittima di nuovo del registrare quando in realtà avrei dovuto mangiare prima. Allora. Eccolo qua. Ok, lui è tutto contento e se ne va alla shrine. Da lì vedremo che cosa comporta e come. Allora. Ora, questo maledetto. Ah, ho provato a dargli... No, no, non aprire il menu. Non è... Perché la mia stamina è rossa? Sto cercando di... sfruttare bene le mie finestre, ma non è affatto... Cazzarola! Troppi danni da questa creatura. Mi ha shottato! Perché mi ha buttato di sotto? Questo è un piccolo muro per una persona incapace di combattere decentemente a Nio. Ok, ci arriveremo. Ci arriveremo. Non voglio abbandonare la lascia, ma non... Io mi ricordo che nella beta avevo fatto i buchi con un'altra arma, ma ho voluto cambiare.
devo assecondare la mia scelta, devo essere rigido. Ecco. Guardate quanto! Quanti erano? 4 secondi, 5 secondi. Quando finisci la stamina, non posso combattere con la stance alta. È assolutamente improponibile con questa stamina. È fuori discussione. Forse la media. Forse la media. Quella difensiva ancora non posso utilizzarla decentemente. Allora. Vediamo se... Forza. Devo riuscire a vedere se l'attacco in salto può fargli veramente male. Vediamo. Ho sbagliato. Non voglio finire la mia stamina, quindi devo stare attento a quello che faccio. Vedete che piano piano in realtà... Oh cavolo! Che zampata! No. Ah, giusto, non posso fare l'attacco in salto. Non sono in high stance. Sei stanco, no? No? Non sei stanco. Ero convinto che potessi fargli l'attacco finale, ragazzi. Mi dispiace. Avevo tutto un piano in testa. L'ho visto con la stamina rossa. Ora gli do un colpo. Lui cade in ginocchio. Lo finisco. No, proprio no. Scusa. L'abilità di ottenere la benedizione Kodama è stata sbloccata. L'abilità di preparare le jutsu è stata sbloccata, ah, vedete? Addirittura qualcosa di così importante come prepararsi le jutsu. Ma forse questo è perché abbiamo sbloccato qualcosa dei... No. Questo sarà perché abbiamo sbloccato lo shuriken. Mentre la benedizione Kodama... è... Ah! In base a quelli che trovi, puoi ottenere uno di questi bonus. Porca miseria. Il drop rate delle anime, il drop rate delle armi, delle armature, degli elisir e dei materiali. Figo. Quanto è arcade. Quanto sto prendendo le botte però, in realtà. E se penso al boss che sta dopo quel luogo, mi muore l'anima, veramente. Ho dei brutti ricordi a riguardo. È il regno yokai che mi blocca la stamina. Maledetti. Santo cielo, se non fossi stato in Evi. Ho capito che te non scivoli, questo l'ho capito. Ho ricevuto il titolo Quiet One. Your reputation level has increased. C'è un livello di reputazione. In realtà davanti a un ritmo... Ah, ho sbagliato proprio tasto. Ho sbagliato tasto qui. Maledetto che parlo. In realtà a un ritmo così lento di attacco effettivamente qui posso usare la high stance. Ma solo se do il colpo quando ha fatto l'attacco lui. Tipo così. Stendendolo. Ah! C'era il momento per fare la ricarica sua bella tranquilla. No! Sono scivolato. Lui con me evidentemente. Questa è una cosa molto brutta e pericolosa. Io non devo assolutamente salire. Non credo che lo yokai possa, però. Quindi io ho fatto la pernacchia e ho finito gli elisir. Però c'è sicuramente uno shortcut molto vicino qui. Beh... non dovrei. Ma che dire. Ti sei messo tu in questa situazione, non io. Smettila di lanciarmi pietre. Ah, ora sì che... mi sento nel vantaggio in cui lui si trovava prima. Per togliere ogni dubbio del fatto che fosse umano, no? C'è il suo cambio di personalità presente soltanto nella descrizione. Tra l'altro penso che stiamo trovando equipaggiamenti interessanti. Un più che interessante martello di legno potrebbe essere una sostituta all'ascia. Di legno forse no. Ninja Ish, penso che sia un altro giocatore. È molto simile a un classico arcade per ora, Nioh. È un costante trovare la finestra giusta
e lì mettere tutta la tua potenza in quella finestra, magari anche a ripetizione, no? È qualcosa che conosciamo abbastanza bene, che chi è cresciuto con il medium conosce bene nel videogioco. Molto spesso, lo stesso The Legend of Zelda con il boss è sempre stato così. Qui è ovviamente una cosa più alla Gaiden, diciamo, Ninja Gaiden, anche se non tantissimo. Più gioco, più mi rendo conto che effettivamente non è proprio così legato a. Ma, dunque, dicevamo, per non perderci di vista le cose importanti e soprattutto... Ok, probabilmente non ha... Chissà se è stato fatto con causa maliziosa o meno di portare... Ah, questo è per spegnere il fuoco? Oh, che figata! Un altro shortcut! Ok, carino, molto carino. Ma... in realtà io sono curioso di sapere un po' di cose in più. E non soltanto su l'ambientazione di gioco, ma sul gameplay stesso. Perché ci troviamo dinanzi a una sequenza di sconfitte che mi interessa molto approfondire. Molto, in realtà, davvero molto. Vogliamo fare come i Souls? Vuoi buttarti sul fuoco? Mi sembra di sì. È sicuramente una cagnata mettere lo yokai là, però è stato un percorso d'apprendimento interessante. Alla fine ho smesso di combattere e ho cominciato a sfruttare molto di più il suo moveset che non la creatura in una sorta di roleplay, anzi mi sono messo proprio volontariamente a aspettare la sua finestra e punire quella finestra, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sarà parecchio da leggere, tra l'altro, nel prossimo episodio se vogliamo fare un controllo dei nostri equipaggiamenti. Quindi... non voglio tenere, anche se conosciamo l'area, se conosco l'area, non voglio tenere in sospeso un'esplorazione minima. Whetstone, molti oggetti da controllare. Ah, d'accordo, hai completato i requisiti per un titolo. Per vedere i titoli che hai ottenuto, vai nella finestra dei titoli. La tua reputazione è aumentata, ora che puoi avere punti prestigio. Ok, a che serviranno? Soltanto bragging rights? Può essere, può essere, può assolutamente essere. Prima, essendo questa un'area che conosco, è per questo che non apro ogni volta l'inventario, ragazzi, eh? Ma non soltanto per gli oggetti di equipaggiamento, mi interessa anche capire meglio cosa sto trovando come oggetti di per sé, come la whetstone, eccetera. Perché non esiste più la... cavolo! Non esiste più la durabilità delle armi, quindi... non si tratta di un cote, di una cote, diciamo. Se esiste la cote, non è per lo stesso motivo. Però qui i nostri HP, che tra l'altro sono stupendamente numerici, sono giunti... ah, quello è uno shortcut, vedo, eh? Ah, interessante. Però siamo giunti un po' al limite qua, perché non abbiamo più modo di curare le nostre ferite. Quindi devo stare un po' attento. Eh no, non così, non così. Ecco un elisir. Vai. Eh beh, e abbiamo anche usato bene l'influsso key. Alla fine, piano piano, secondo me, riuscirò anche a essere abbastanza competente. Ah, un arciere. Non ha sortito l'effetto che speravo, quell'impatto terrestre, quel terremoto, diciamo. Tra l'altro mi sono appena dato fuoco. Provo a fare questa cosa, eh. Non ha funzionato come avrei supposto facesse. Decisamente no. E... ah, speravo di essere invulnerabile, di attivare un'animazione, ma non è andata così. Ora morirò. Male. Vero. Quello è un elisir, giusto? È sicuramente un elisir. Una pietra. Ah, però li ho divisi. Però li ho divisi. No! Targhettamelo! Non posso neanche andare a fuoco. Ora, non può arrivarmi alle spalle del tivetto, vero? Ora. No, ho sbagliato tasto. Ero ancora in guardia, non posso attaccare mentre... non lo sapevo. Ora. Stanco? Stanco. Elisir?
Ma che? Esistono altri oggetti di cura che posso utilizzare per sentirmi meglio? Ah, aumenta temporaneamente la familiarità con l'arma. No, queste sono cose che... Esplosivi, sono munizioni. Ah no, sono bombe! Vere e proprie bombe da utilizzare. Esplode quando lanciate in mezzo ai nemici. Ma questa è roba molto utile, molto utile. Queste sono cose da tenere assolutamente d'occhio. Assolutamente d'occhio. Non devo minimamente perdere di vista il fatto che sto trovando comunque nella seconda area di gioco oggetti nuovi. Mi sto facendo tradire dal fatto che conosco quest'area e voglio superarla. Ah, là c'è uno spiritello, ma non è raggiungibile adesso. Il mio obiettivo è trovare il modo di fermarci, di rilassarci e salutarci. Tra l'altro, sto cominciando a vederli questi spiriti, eh. Se ci si guarda intorno, si trovano. Chi cerca, trova. Però, quello che voglio cercare adesso io di raggiungere è consapevolezza. Maledizione. Sono in uno stato veramente terribile. Veramente terribile. È normale che tu potessi non morire. Questo dovrebbe fare il lavoro. Però ancora qui vedo che... Sta a vedere, eh? Perché non è diventa rossa? Touché. Oh, no. Soddisfazione. Cavolo, gli oggetti che mi sono venuti a cadere in testa, pensavo che fossero frecce per un momento. Quando si gioca senza essere morti ripetute volte, hai l'istinto di giocare con molta cura, e questa è una cosa che io adoro. Finalmente. Mi ricordo di te. Ora, uno di voi, salvo un arciere che mi tradisca tutto il lavoro fatto, attenzione, quello è quello che mi permette di fare lo shortcut dopo, sì. Ok. Io ho 45 HP, ragazzi. 45 HP. Devo tenere un po' il sangue freddo. Lì c'è solo cadaveri, vero? E uno scrigno. Wow. Abbiamo trovato un'armatura epica, viola. Tanto che tra l'altro c'è questo ricordo di quest'uomo che dice: strano, questa spada sta brillando. Va bene, non mi ricordo in realtà se il primo pozzo l'ho colpito, ma non è il momento di controllarlo. No, non questo, no. Decisamente non questo. Ok, l'attacco in salto l'abbiamo scoperto insieme. Knockdown. Io posso scendere qui. Esplorare un'altra area mai raggiunta prima. La mia domanda è: ci sono 9 spiriti di ogni tipo in ogni mappa? Dovrebbero essere qualcosa come 50 spiriti, mi sembra troppo. Forse è troppo, forse la meccanica non è così scontata. Però, ora che abbiamo raggiunto il porto, io dovrei poter aprire lo shortcut senza se non mi faccio ammazzare. Che lo shortcut è lassù. Se qua ci fosse un vicolo cieco con degli oggetti o con un samurai è pericoloso. Che tanto il loro point of view è abbastanza. La loro visione è abbastanza stretta. Qui c'è qualche nemico, vediamo un po'. Forse no, solo uno spirito che probabilmente invece è proprio un NPC. Vero? Harakiri Sword. Si è suicidata questa donna. Vedete ragazzi, Shibusawako. Questo probabilmente cut down by Yoki. Dobbiamo riuscire a capire, sicuramente già dal prossimo episodio con tutti i vostri commenti non avrò neanche bisogno di fare una ricerca. Sapremo qual è la differenza tra uno spirito NPC e uno spirito giocatore.
Credo che fossero dei particellari intorno alla spada. Però li vedo anche qui, quindi non oso. Non oso. Allora. Non potremo ignorare tutto e tutti, mi sa. Ah, forse sì, la porta è là, la vedo. Bellissimo, quanto è storico vedere leggere queste menti e avere la, l'eredità mentale di queste persone che hanno causato questo incidente. Ma io posso fare veramente lo gnorri adesso, perché là c'è uno spirito yokai, può stare dove sta. E io posso fare lo gnorri perché ho visto lo shortcut. 7000 amrita, ne abbiamo anche persi abbastanza, pensate. Attenzione, vedo che comunque i rumori sono di poco interesse per queste persone, apprezzo molto. Qua c'è qualcuno? Sì, non ci interessa. Ce l'abbiamo fatta. Insieme però alla totale nostra assenza... Sì, c'è uno spiritello qui, ma sono 3 su 9. È quello che abbiamo visto prima. Guidiamolo alla shrine. Insomma, metterò in italiano, ragazzi, ve lo prometto. Succederà. Spero presto, ma prima avremo bisogno di fare un po' di esplorazioni dei menu, anche tramite il fabbro. Guarda che carine. Non abbiamo sbloccato nulla perché ovviamente si può solo potenziare quello che abbiamo fatto. E vi dirò, allora... Direi che possiamo fare il level up e tutto il resto anche dopo, la prossima puntata. Tra l'altro vedo che ora stiamo offline. Chissà per quale ragione. Connecting. Tutto ok. Perché mi sembrava strano che il Arg fosse apparso senza motivo. Eravamo online prima. 3 Elisir vengono dati ogni volta che si riposa. Quindi praticamente equivalgono alle Estus, a una cura permanente per ogni volta che ci si riposa. E sono sicuro, mi ricordo durante la beta, che esiste il modo di potenziarli. Forse attraverso proprio queste skill, ragazzi. Lo scopriremo. Mi farò una ricerchina, non online, ma attraverso i menu, e ne scopriremo qualche segreto. Vale la pena farlo, ragazzi. Questo è un periodo di assestamento, perché sono aree che conosco, il gioco è piuttosto difficile, e devo non solo imparare a giocare, ma soprattutto togliermi da questo feeling di già visto, lo faccio con leggerezza. Spade leggendarie, oggetti e tutto il resto. Il prossimo episodio, visto che probabilmente non ci saranno molte cose da discutere in introduzione, sarà leggere gli oggetti e entrare nella forma Mantis. Ok? Alla prossima.